Ciao a tutti ragazzi, io sono Simo De Mapower e bentornati su Grand Cross, questa volta per andare a fare un secondo episodio di Ranked Adventures. Ho visto che vi è piaciuto davvero tanto il PvP, quindi andiamo a farne ancora un po' insieme. Io al momento, giusto per tenervi aggiornati, dovrei essere maestro 4. Sto facendo un filino di difficoltà a salire. Io poi non sono assiduo giocatore del PvP, tante volte mi dimentico anche di usare le robe. Attualmente sto rankando un filino in elite, ma non per volontà. Lo sto facendo più che altro per guadagnare i gettoni per ottenere le cosmetics dello shop. Ho un ratio di vittorie abbastanza bassino, ma devo dire che ce la sto mettendo tutta, sto provando anche diversi team. Allora, oggi vi voglio far vedere in particolare il Kingbram. Il Kingbram attualmente, devo dire, funziona abbastanza bene. Non so quante volte mi vedrete perdere oggi, ma io nel caso vi porto lo stesso il video. Ragazzi, io sono nabbo, dovete saperlo, cioè io ho bisogno di molto 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 tempo per cominciare a giocare davvero bene. Non so che cosa potrete vedere in queste partite, come al solito ragazzi, però sappiate che io ce la metterò tutta, quantomeno per divertirvi, ecco, mettiamola così. Ok, allora, questa è la composizione del team. Devo dire che su tutti preferisco assolutamente impostarlo in questa maniera. Quindi vabbè, questo è il mio team, andiamo a vedere come funziona. Io sono abbastanza, tutte le volte che entro in PvP ho paura di dovermi incazzare. Io poi sono una persona estremamente competitiva, quindi perdere in PvP mi dà fastidio. Poi magari perdere per un soffio pure è una cosa che davvero mi dà sui nervi. Quando uno mi domina totalmente mi metto il cuore in pace, dico vabbè, a posto. Ma quando perdo di poco mi dà davvero troppo fastidio. Ok, allora comincia con 3 barrette di special. Madonna, questo sarà difficile da gestire. Ok, allora facciamo così. Io ho paura che poi si sposti. Vabbè, vediamo che cosa riusciamo a fare. Piuttosto gli faccio cacciare la ulti di Arthur, ma non penso che gliela farò cacciare, perché comunque c'ho la carta di Elbram apposta. Però vediamo, così perlomeno gli blocco la parte più pericolosa, perché io ho il timore grossissimo del buff dorato di Arthur. Il buff dorato di Arthur tutte le volte mi frega, tutte le sante volte, quindi vorrei sinceramente evitare che succeda. Non so se userà il buff o userà questo turno per aumentarsi i rank delle skill. Quantomeno un'abilità se la può aumentare, quindi sì, ok, se l'è fatto e se è portato Gother al massimo. Effettivamente ha fatto la scelta forse più saggia. Ok, allora facciamo così. Io ho bisogno della ulti di King il prima possibile, perché ho bisogno di fare male. Allora, facciamo piuttosto, gli butto una carta. Però ho assolutamente bisogno della ulti di King. Forse se l'avessi attaccato ancora l'avrei addirittura ucciso. Però, bah, così preferisco sinceramente. Sperando che non mi freghi con qualche... però non penso che mi riesca a portare via King con Escanor. Se ha 3 carte invece sì. Porca Eva, me la sono giocata troppo sulla fortuna, mi sa. No, va bene, va bene, con le carte argentate per fortuna me la sono cavata. Ora però la cosa brutta è fermare lui, quindi facciamo così: gli eliminiamo Gother dalla faccia della terra, gli blocchiamo coso almeno per sto turno e curiamo. Il turno dopo vediamo cosa combinare, però perlomeno per ora l'ho messo leggermente in difficoltà. La cosa pallosa dopo sarà più che altro Merlin, perché sicuramente a Merlin. Ok, però almeno così gli rendo la vita un po' più difficile, almeno per quanto riguarda
King, cioè così mi deve attaccare King. Il turno dopo molto probabilmente riuscirà a maxare la skill di si maxa la skill di Escanor, quindi a quel punto devo passare all'attacco e riuscire ad ucciderlo, altrimenti sono finito. Però tanto, ok, il suo obiettivo adesso è King, ma va bene così. Va benissimo così. No, tra l'altro non è nemmeno riuscito ad uccidermelo. Sono molto soddisfatto del risultato. Temo comunque di non riuscire ad uccidergli Escanor in tempo. Quindi piuttosto passo ad uccidergli... No, ma nemmeno, non riesco nemmeno ad uccidergli... Non lo so, posso provare. Provo ad uccidergli Escanor. È l'unica cosa al momento che posso fare, perché quasi sicuramente Coso non glielo uccido comunque. Ok, per fortuna ho sufficiente danno per riuscire ad ucciderlo. Buono. Ora sì, ha la ulti di Coso, però più di tanto non mi fa paura, perché allora mi porterà via sicuramente King, proverà ad attaccarmi Elbram, quasi sicuramente. Quasi sicuramente mi attaccherà Elbram con... Però se mi ulta con Arthur su Elbram, poi o utilizza Merlin su Elbram sempre per togliermi la ulti, oppure... Ah no, che strano, ok, ha preferito una mossa del genere. È stato stupido perché io adesso ho la ulti di Elbram e... Ah ok, se n'è accorto lui stesso che... Ha provato, ma... ok, va bene, d'accordo. Come potete vedere, ragazzi, il team funziona abbastanza bene. Non è certo al 100% comunque la vittoria, in particolare con quel team, perché se mi fosse andata male, forse con gli stun, l'avrei anche persa. In particolar modo, Escanor non fa nessunissima fatica ad uccidermi King. Io con sto team non faccio fatica ad uccidergli Escanor, quindi siamo in una situazione altrettanto buona. Però dipende, perché se per esempio se la gioca prima, gran parte delle volte rischio di perderla. Rischio di perderla male, quindi è per questo motivo. Tra l'altro, essendo che il CC con il Kingbram è abbastanza basso di base, si utilizza questo cibo qui proprio per aumentare il CC. E lo utilizzo principalmente per partire primo, in maniera tale da dominare immediatamente l'avversario. Almeno così è come si utilizza. Tra l'altro ho Elbram a cui ancora mancano i 5 livelli, ma al momento ho potenziato tanto i personaggi verdi per il raid di King, e quindi mi sono fermato a potenziare quelli che invece... Ok, praticamente stesso team di prima, ma un po' più serio. Con King, ok, questo però parte con un CC di base molto più basso. Va bene, facciamo così. Gli rompiamo le uova nel paniere direttamente. Quindi, allora ce la giochiamo in questa maniera. Se lui si vuole giocare Escanor, a questo punto preferirà utilizzare King per togliergli i debuff. Ok, perché ho visto che ha ben tre carte di Escanor, però se la sta giocando in maniera diversa, quindi sto cominciando a temere sinceramente, perché mi sa che ha utilizzato... ok, ha uno stun sicuro. Non so se ne abbia addirittura due, ok, però ha utilizzato la cura come mi ero aspettato. Utilizza lo stun su Elbram, ok, per fortuna mi è andata bene. Perché avevo una sola carta di Elbram, è stato sciocco, perché ha visto che gliele ho giocate, quindi poteva... Allora, facciamo così e gli disabilitiamo quantomeno gli attacchi più potenti di Escanor. E un'altra cosa che possiamo fare a questo punto è forse bloccargli Gother, è l'idea migliore. No, gli blocco King. Ok. Ok, ha solo la prank, però io il prossimo turno... Ah, ok, a posto. poteva benissimo vincerla questa. Mi fa strano che abbia abbandonato. Sinceramente poteva vincerla, ma in maniera super tranquilla questa. Vabbè,
Probabilmente si è spaventato per la ulti di Gother che avevo il turno dopo, quindi non mi avrebbe nemmeno potuto utilizzare niente. Vabbè, d'accordo. E anche questa partita, check, l'abbiamo. Vabbè, salire comunque, ragazzi, fidatevi che non è così facile. Mi sta andando leggermente bene adesso. Però ho passato dei giorni davvero a bestemmiare per il PvP. Comunque abbandonare in quella maniera è davvero poco etico. Cioè, più che altro per lui, perché mi dispiace che abbia abbandonato, perché davvero poteva vincere. Nonostante, ripeto, avessi la ulti di Gother e gli avessi bloccato quasi tutto, aveva comunque la prank, quindi il turno dopo me l'avrebbe fatta pagare. Ok, un Kingbram che è praticamente messo identico a me, anche lui a Elbram solo al 70. Allora facciamo così. Io gli bloccherei Elbram. Glielo attacchiamo e glielo blocchiamo. Così, quantomeno è costretto se vuole fare qualcosa. Se sono fortunato, se utilizza la prank su... No, mi sa che non sono fortunato. Vabbè, vedremo. Buono per gli aprank invece. Mi è andata abbastanza bene. Ok, perfetto. Preferisce attaccare con King. Comunque va benissimo. Allora, c'è da dire che effettivamente la strategia di attaccare con King non è stupida. Anzi, è molto intelligente, anche perché la ulti di King qui fa davvero malissimo. Malissimo. Quindi conviene fare così. E utilizziamo lui e lui per bloccargli di nuovo Elbram. Che se vuole se lo ripristina, guai, però deve quantomeno utilizzare una carta di cura e tutto il resto. Ora però abbiamo anche una carta molto buona di King. Ok, abbiamo possibilità di togliergli anche l'orb della special con Elbram. Ok, ci è andata bene però. Ci è andata bene. Perché così gli posso bloccare King. Quindi facciamo così e gli tolgo il coso a lui. E a lui lo pietrifico. Forse addirittura Elbram riesco ad ucciderlo. Forse. Se mi va di culo, magari crit. Perfetto. Perfetto. E King bloccato. Perfetto. Meglio di così non poteva andare. Meglio di così non poteva andare. Ho già la ulti di Gother. Quindi o me lo riesce ad uccidere e non me lo riesce ad uccidere. E quindi praticamente il game è andato. Per lui è finita. Tra l'altro ha pure una cura dorata, molto prestigiosa. Però lui ha una prank grosso. Vabbè. Allora, io non credo, cioè non lo ucciderò mai, assolutamente. Mai. Però a questo punto posso fare una cosa del genere. Faccio così e gli blocco King. Così non può curare. Perché altrimenti io adesso non ho carte sufficienti per riuscire a determinare le sorti della battaglia. Quindi il turno dopo il rischio è che lui a recuperare o quantomeno a darmi fastidio. Invece così molto molto meglio, tanto lui non può togliermi gli orb di Elbram. Tra l'altro, seppure boostato, quindi con la ulti di Elbram gli toglierò tutto. E riesco ad utilizzare anche una carta dorata di King a sto punto. Così curo tutti. Sì, farò decisamente così. Allora, uno, due. E a questo punto, non so se... Ma gli colpirò King perché cerco di buttarglielo giù. Perché un'altra buona idea potrebbe essere attaccargli Guild Thunder e farlo fuori a colpo sicuro. Così lui c'ha solo due colpi. Vabbè, lo utilizzerò su di lui. Sperando che il danno sia sufficiente. Però, raga, c'è.
gli ho pure tolto il buff di attacco, cioè è davvero davvero posseduto. Peccato. Peccato, perché ora questo turno lui si utilizzerà qualcosa per sistemarsi e quindi sarà stato praticamente tutto inutile. No, non ha niente invece per curarsi. In tal caso buono. In tal caso molto buono. Ah, gli è proprio andata male con le carte. Oppure sta semplicemente ha semplicemente gettato la spugna. Un'altra possibilità. Ok, vabbè, questo dovrebbe essere già più che sufficiente per eliminarlo, quindi andiamo puliti. Bam, fuori tutti. Buono, buono, si sale, stasera si sale. Ok, vabbè, abbiamo altri due sfide da fare. Come potete vedere, il potere di Kingbram è decisamente alto, anche a gradi abbastanza alti, cioè io in questo momento sono maestro 3 e salire è un incubo. Però devo dire che con questo team si riesce a fare abbastanza bene. Il grosso deriva anche probabilmente dalle cosmetic, che ho sbloccato praticamente tutte le cosmetic dei personaggi del team, tranne quelle dei negozi di lotta, che ci vuole tempo e un botto di partite, però quello è normale. Ho sbloccato quasi tutte quelle che potevo sbloccare. Tra l'altro, sulle cosmetic farò anche un video apposito, quindi nei prossimi giorni farò un video sulle cosmetic e vi spiegherò bene esattamente a che cosa serve averle tutte, eccetera, perché non sono solamente di bellezza. E vi sarà molto più chiaro perché la gente shoppa le skin dei personaggi. Ok, questo 92.000, quindi avrà praticamente... Oh, ok, il King al 70. Va bene. Ok, allora, che famo? Io agirei ancora in maniera tale da impedirgli i movimenti di Escanor e di ridurgli il più possibile la salute. Se abbiamo fortuna avrà una carta in più su di lui e quindi... Sì, che culo! Aveva una carta in più su di lui e quindi gliel'ho resa inutile. Ottimo, ottimo, ottimo e abbondante. Ora però non ho assolutamente niente per fare i danni veri. Cioè, scusate, per paralizzare. Ho un attacco di King. Posso impedirgli... Allora, farò così. Così gli impedisco gli attacchi grazie a Gother. E tra l'altro il turno dopo c'ho pure la sua ulti, quindi tanta roba. E gli bloccherò... Mi sa che gli bloccherò di nuovo No, ma Escanor no, perché tanto se gli blocco gli attacchi è già nella merda. Gli blocco King. Perfetto, come potete vedere la board dei suoi attacchi è quasi completamente annullata. Il prossimo turno ho la ulti di coso e se riesco e devo riuscirci uccido direttamente Escanor. Devo riuscire ad uccidere Escanor il turno dopo. È il mio goal. Infatti mi sta puntando lui, ma non credo che sarà facile per lui ucciderlo a furia di Cruel Sun. Ok, ora. Facciamo così e mi sa che lo attaccherò con Elbram. Perché se lo attacco con Elbram, perlomeno ho più possibilità di ucciderlo. Ho paura che mi rimanga in piedi, deve morire a tutti i costi. Deve morire a tutti i costi. Quindi piuttosto rinuncio a una pietrificazione, ma mi sa che ho fatto bene perché non lo uccido con un colpo solo. E invece no, lo uccido con un colpo solo, wow. Ah, solo perché ho crittato, perché altrimenti non... una sega. Vabbè. Come sub a ban, ok. Non me lo aspettavo. Sinceramente non me lo aspettavo. Ma
non credo che sia un problema. Cioè, anche mi dovesse storcere qualcosa, ma non lo farà sto turno. Proverà a bloccarmi più gente possibile. O ha una cura o... Ah, ok, perfetto, mi ha bloccato così King. Mi ha bloccato praticamente tutti. Bella merda. Per fortuna non ha la ulti, perché altrimenti sì che sarebbero stati grossi problemi. E li chiamo problemi. Sì, comunque, cioè, ha avuto più paralisi di me, per dire, cioè, io non è che ho un team che non è costruito solo sulle paralisi. No, ne ha un'altra sicuro. No. Ok, ha una purificazione dorata, fa niente, ma quello non mi pesa più di tanto. È che adesso lui ha la ulti e io non posso impedirgli di lanciarla. Non posso impedirgli di lanciarla perché non ho niente per farlo. Ok, allora, facciamo così. A questo punto mi sa che mi getto a pesce sul suo Gother. Vedo se riesco a portarglielo via. Non penso, però. Forse potevo portargli via Ban, ma nemmeno. Fate che Elbran fa davvero dei danni ciccioni ora, quindi io temo che lui mi impedisca di nuovo di... Vabbè, adesso storcerà. Ok. Qui mi farà male. Qui mi farà davvero male. Più che altro ho paura per i rossi, perché i rossi me li caccia via. Ok, no, per fortuna è stato meno impattante di quanto pensassi. Ha già capito come funziona. Ci ha provato con l'estorsione a cacciarmeli tutti, ma cioè se sperava di uccidermeli tutti con un ulti, ha capito male. Ha capito molto male. E comunque il turno successivo avrei avuto la ulti di King. Quindi li avrei spazzato via tutti. Almeno Gother e coso glieli avrei spazzati via. Quindi io se rimanevo con King e Merlin non aveva possibilità. Ok, ultima partita, ragazzi. E aveva un sacco che non mi capitava di vincerne così tante di seguito. Sono davvero molto, molto soddisfatto. Ok, ultima partita. Vediamo di perderla, perché adesso, cioè, lo streak di vittorie deve finire immediatamente. No, perlomeno vi faccio vedere quantomeno i limiti del team, perché è carino farvi vedere giustamente quanto è figo il Kingbram, però è giusto che vi faccio vedere anche i limiti. La prossima volta, tra l'altro, mi piacerebbe anche farvi vedere. Ok, c'è il Kingbram anche lui. E ha Elbram con la skin shoppata. Perché quella spada lì mi sa che è quella shoppata. Vabbè. Allora, vediamo che cosa riusciamo a fare. Tac e tac. Se abbiamo fortuna avrà più skill di Elbram e riusciremo quantomeno a bloccargli un po' le combo. Però quasi sicuramente almeno uno me lo blocca. Ok. Se ci va male ha due skill di King e siamo rovinati. Perché ci blocca due personaggi. Spamma, spamma. Spamma. Ok, niente. Mi sa che aveva la prank di Gother come quinta carta, quindi forse ci va addirittura peggio. Non ho capito questa mossa. Non ho capito questa mossa. Ok, vabbè. A questo punto io sarei molto tentato di portargli via Elbram, ma se glielo porto via si carica la ulti di King. Quindi facciamo così. Vediamo. Vabbè, non glielo uccido, però quantomeno gli faccio mucho mucho male. E non ho rischiato, cioè, probabilmente è stato sciocco da parte mia, però davvero non volevo fargli ultare con King, perché King davvero poteva farmi male qui.
Vabbè, ma tanto della ulti di Elbram non me ne frega proprio nulla. Cioè, tu per primo che lo giochi dovresti saperlo. Peccato. Bloccato King. Ok, ora però sono nella merda, grossa anche. Mi ulta con tutte e due e mi ammazza tutti. Non posso fare niente. Vabbè, allora facciamo così. Cazzo, forse avrei dovuto attaccare di nuovo Elbram. No, per fortuna no. Vabbè. Comunque, purtroppo, a parte togliergli Elbram, non posso fare nient'altro. Che ora avrei avuto tutte le ulti cariche, ma troppo tardi. Ho considerato male l'utilizzo delle skill di Gother, perché sennò avrei potuto anche dominarlo. E invece le ho usate male. Questo mi farà il chiulo. Ma ha tolto tutto. Ma ha tolto davvero tutto. E ora con King mi shotta Elbram e Gother. Quindi. No. Come? Non ha utilizzato la ulti di King? Ma che cazzo? Ma che cazzo? Ma cos'hai nel cervello, figliuolo? Cos'hai nel cervello? Le vongole? Veraci, magari. E io allora gli uccido King. Cosa ti devo dire? Cioè. Non ho capito il perché di quella mossa. Amico, checkmate, perché io il prossimo turno ho due pietrificazioni. Quindi ti blocco Merlin, ti blocco King. Sì, toglimelo pure, ma non ti basta mica. Mi sa che questo non ha capito. Dovrei riuscire a passare le barriere di Merlin tranquillamente, eh. Quindi, se ce la faccio, lì è finito. Bro, checkmate. Mi dispiace. Eh sì. Ha agito in maniera stupida. Non ho capito perché non abbia lanciato la ulti di King quando poteva. Aveva la partita in tasca. Aveva assolutamente la partita in tasca. Tra l'altro non ho capito nemmeno perché continuare a duppare King quando è palesemente morto. È palesemente morto. No, facciamo così. Gli impedisco anche di toglierci le ulti. Boh, cioè, che dire, giocatele meglio le carte però. Guarda che roba, gli ho tolto tutto. Cioè, aveva 1000.000 carte dorate, finite. E questo voleva perdere, cioè, davvero aveva la partita in tasca. Vabbè, visto che mi ha spammato la carta all'inizio, io farò la merdina. No, basta, dai. Essere troppo tossico non mi va. Però, Gigio, impara a giocare meglio le ulti perché. Cioè, davvero, ti sei giocato una partita che era vinta. Vinta! Vabbè. Streak di 5 su 5, ragazzi. È tutto vero. Comunque, come avete visto, se vi gestite bene le carte e se vi gestite bene le ulti, questo team funziona davvero bene. Davvero molto molto bene. Se avete intenzione di scalare la vetta potrebbe essere una delle potenziali possibilità.
Un altro team che vi farò vedere la prossima volta probabilmente è un team con Escanor, che ultimamente è dappertutto, c'è sempre. Escanor fa davvero danni grossi, grossi, è difficile da controllare in campo, in particolar modo per la sua ulti, le abilità di controllo pietrificazione, è difficile fargliele bene, perché se arriva ad avere la ultimax sei fregato. Sei davvero fregato. Quindi in totale, ragazzi, vabbè, vi farò vedere poi l'altro team e i suoi limiti. Il limite grosso di questo team è soprattutto, vabbè, qui hai il totale controllo del terreno ed è la cosa migliore in assoluto. La cosa è che i tre personaggi principali sono davvero quasi tutti e tre chiave, quindi quando ve ne ucciderà uno l'ingranaggio comincerà a rompersi. Questo non vuol dire che il team si blocca e diventa meno forte, perché per esempio se vi dovesse uccidere, boh, che so, Gother e Merlin, a quel punto avreste solo a disposizione carte di King ed Elbram. Se siete fortunati spammate carte di petrificazione come se piovessero, quindi dipende. Ma tutto sommato, come avete visto, il controllo del terreno è davvero stupefacente. È molto molto divertente da giocare, un po' meno per gli avversari sicuramente. Se potete giocatelo con la coppa di fragole panna, è molto meglio cominciare prima con questo team piuttosto che avere un aumento di qualsiasi altra statistica. Molto molto meglio. E nulla, ragazzi, spero che questo video sui PvP Ranked vi sia piaciuto e noi come al solito ci ribecchiamo in una prossima puntata. Ciao! I miei attacchi non hanno effetto su di te. E dimmi chi l'ha deciso. Tu hai inghiottito il mio sole. E dimmi chi l'ha... Sole già zitti, mio!